fino alla fine dell'anno prevedo che il piombo rimanga sui livelli di oggi. Il mondo dell'automotive è in rallentamento sia nel primo impianto sia nell'aftermarket, e soprattutto a causa dei livelli dei prezzi che è molto elevato, quindi il portafoglio dovrebbe rimanere abbastanza solido come valore, tuttavia come quantità di prodotto acquisito e venduto vedo un calo.